rassegna sportiva del calcio termitano e che comprende il calcio a 5 di Serie C2 e di calcio a 11 campionato di prima categoria. Calcio a 5 Serie C2, primo pareggio in campionato della Virtus Terme, che è riuscita a pareggiare 8-8 il derby di Trabia. E 4 reti di Di Maio, doppietta di Torrente, gol di Palumbo e Monti Moregi. La Virtus Termini conduceva sino a 7 minuti alla fine per 8-5, poi lo Sport Trabia accorciava le distanze su 8-6 e poi riusciva a pareggiare su 2 tiri liberi negli ultimi minuti, quindi risultato di parità 8-8. Il Capaci riesce invece a battere la Mabonat per 5-2 e risucchia 2 punti in classifica la Virtus Termini, che rimane sempre in testa solidale al primo posto. Vediamo i risultati e classifica completa della 19ª giornata. Aspi Castelvetrano Serinus Atletico San Giosef 1-8, Figarazzi Calcio a 5 Savitolo Capo 3-3, Riviera Marmi Cussu Palermo 6-5, Sport Trabia Virtus Termini 8-8, Sport Club P5 Palermo Fuscial 5-1, Unitedi Capaci Mabonat 5-2, ha riposato il Borgata Terrenove. In classifica Virtus Termini 43 punti, Unitedi Capaci 36, Sport Club P5 30, Mabonat 29, Savitolo Capo 28, Sport Trabia 22, Figarazzi 23, Borgata Terrenove Atletico San Giosef 23, Palermo Fuscial e Riviera Marmi 17, Cussu Palermo 15, Aspi Castelvetrano Selinus chiude la classifica con 7 punti. Una gara in meno Borgata Terrenove e Aspi Selinus, 2 partite in meno Cussu Palermo e Sporting Club P5. Ricordiamo che in Coppa Italia la settimana scorsa la Virtus Termini aveva battuto per 11-1 il Cussu Palermo, adesso nei quarti di finale affronterà la Mabonat con l'andata il 14 febbraio a Palermo e il ritorno il 28 febbraio a Termini Imerese. Ricordiamo che in campionato la Virtus Termini giocherà sabato prossimo alle ore 18 in casa con il Figarazzi. Passiamo al campionato di prima categoria, risultati e classifica della 18ª giornata. Atletico Val di Mera Castellana 2-0, Rossa Stella Tenente non disputata per impraticabilità di campo. Carini Termitana 1-0, Polisportiva Belmonte Cussu Palermo non disputata. Rangers Altofonte 1-0, Rocca Palumba Delfini 1-0, Sparta Palermo Mondegliana 1-5. In classifica Carini in testa con 46 punti, Cussu Palermo 38, Atletico Val di Mera 34, Rocca Palumba 32, Delfini 29, Altofonte 26, Termitana Stella d'Oriente Sparta Palermo 23, Polisportiva Belmonte 18, Mondegliana e Castellana 16, Rangers 14, chiude la classifica l'Aurora Rossa con 3 punti. Termitana sconfitta dunque a Carini per 1-0, la rete è stata segnata al 13° da Bozzotta. L'Atletico Val di Mera invece ha battuto per 2-0 il Castellana, gol al 5° di Silvio Porcaro e all'80° raddoppio di Scilfone sul calcio di rigore. Il prossimo turno per quanto concerne la prima categoria se ne riparlerà esattamente il 25 di febbraio, adesso ci sarà 15 giorni di sosta. Noi ci risentiremo la prossima settimana.